Ciao ragazzi, eccomi, nuovo video dopo insomma, diverse settimane che sono un po' mancato, settimane impegnative, però avevo voglia di fare un video dopo, così per farmi sentire, per dare qualche aggiornamento su qualche idea di investimento. Quest'oggi volevo proporvi un ragionamento che ho fatto su un investimento di tipo azionario, molto semplice. Che così viene definito generalmente piano di accumulo, che andiamo a fare attraverso così un versamento mensile fisso in una tipologia di investimento che definiamo a priori. Ora, per semplicità, quando parliamo di azionario globale, ci riferiamo in questo caso alla borsa americana, quindi ipotizziamo di investire nell'indice S&P 500, che è il principale di riferimento appunto della borsa americana. Volevo sottoporvi una possibilità che abbiamo, che è quella di appunto fare questo investimento utilizzando mensilmente una quota pari al 30% delle nostre entrate. Quindi ipotizziamo che la nostra entrata mensile sia di 1.000 euro. Ovviamente la vostra entrata mensile voi la conoscete, il vostro stipendio, la vostra insomma, fonte di reddito, la vostra attività imprenditoriale o quello che voi fate, insomma. Quindi ipotizziamo ogni mese, ogni primo del mese, di fare questo investimento del 30% in questo strumento finanziario, banalmente un ETF, replica passiva, così siamo in grado di abbassare i costi, comunque tenerli veramente vicino a zero e addirittura automatizzare l'attività, cioè noi possiamo dire al nostro broker, al nostro conto corrente, ovviamente online, il giorno 1 acquista queste quote pari a questa cifra. In questo modo noi non dovremo fare nulla, verrà tutto fatto in maniera automatizzata e mensilmente noi andremo a fare questo acquisto. Se noi facessimo questo investimento per la durata di 15 anni, quindi ogni mese per 15 anni, quindi 12 volte all'anno per 15 anni, cioè 180 quote di acquisto, perché insomma 15 anni sono 180 mesi. E come dicevo, decidiamo di investire il 30% se i rendimenti che si verificano da qui a 15 anni saranno quantomeno simili rispetto a quelli che la borsa americana ha dato da quando esistono i dati relativi alla borsa americana, noi saremo in grado di generare un capitale finale pari a 9 anni del nostro stipendio. Quindi, quello che stiamo dicendo è per 15 anni io verso il 30% del mio stipendio in questo ETF attraverso acquisti mensili e questi soldi che andrò a investire sfruttando il rendimento della capitalizzazione composta e il rendimento intrinseco della borsa americana, che è un mercato che storicamente nel lungo periodo dà una certezza intorno al 99,9% di avere una garanzia del capitale, o comunque se utilizziamo i rendimenti storici che ha avuto S&P 500, quello che otterremo sarà una cifra pari a 9 anni del nostro stipendio mensile. Quindi ancora una volta abbiamo un esempio di quanto uno strumento, un investimento pianificato, ragionato, che parte dalla conoscenza totale di quello che noi spendiamo, di quello che noi guadagniamo e di quello che siamo in grado di accumulare a livello di risparmio, ci consente di avere un risultato tangibile di riferimento che ci può motivare per arrivare a questo. Banalmente questo vuol dire che noi possiamo lavorare per 15 anni, far fronte per 15 anni alle nostre spese, al nostro mutuo, alla nostra vita, alle nostre vacanze, a tutto quello che facciamo. In cambio dobbiamo soltanto dare un 30% di risparmio della nostra entrata e come premio fra 15 anni otterremo una rendita pari a 9 anni del nostro stipendio. 9 anni del nostro stipendio significa che per 9 anni avrò le spese tutte completamente coperte nell'ipotesi di quale io spendo il 100% del mio stipendio. Se il mio tenore di vita è più basso, io spendo soltanto il 50% del mio stipendio, i 9 anni di stipendio che ho accumulato mi dureranno 18 anni, questo è evidente, no? Se io ho 9 anni di stipendio
al 100%, ma me ne basta soltanto il 50%, questi 9 anni di stipendio mi dureranno il doppio del tempo. Quindi, in sostanza, abbiamo così visto quello che può essere una tipologia di investimento semplice, perché fondamentalmente è totalmente passivo. Prima del mese noi andiamo ad acquistare passivamente una quota, non dobbiamo fare un monitoraggio, non dobbiamo fare nessuna attività, perché quando il mercato scende noi continueremo a comprare, quando il mercato sale continueremo a comprare. Nel lungo periodo avremo la certezza di avere intanto rendimenti positivi, che mediamente la borsa americana possiamo considerare un rendimento tra il 5 e il 7%, per essere conservativi, siamo in mezzo, diciamo 6%, e calcoli alla mano 15 anni di piano di accumulo al 30% del nostro stipendio. Per 15 anni ci garantisce 9 anni di stipendio al 100%. Calcoli alla mano, fateli e fatemi sapere cosa ne pensate. E vi saluto al prossimo video. Ciao!